Strada delle Scotte 4, Siena. Si accede al presidio Le Scotte dal lotto numero 2 del Policlinico. L'ingresso principale presenta una sbarra, che consente solo il passaggio pedonale per raggiungere il parcheggio interno, e la portineria, che può aprire la sbarra. Accessibilità condizionata. Si accede all'interno dell'edificio attraverso una rampa a norma e barra un montascale per sedie a ruote. È presente un'ampia porta automatica. Entrata secondaria accessibile, dal lotto numero 1 si accede liberamente e si può parcheggiare nel parcheggio riservato. Per arrivare al complesso didattico, superata una doppia porta automatica, si percorre il corridoio di destra fino a raggiungere due ascensori. Si deve salire al primo piano. Ascensori. Sono presenti vari ascensori di diversa grandezza dotati di caratteri Braille. Il presidio Le Scotte ha sede nel Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena. Il complesso didattico comprende tre dipartimenti, Dipartimento Biotecnologie Mediche, Dipartimento Medicina Molecolare e dello Sviluppo, Dipartimento Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze, Sportello Ufficio Studenti e Didattica, Ufficio Scuole di Specializzazione, Ufficio Master e Corsi, Ufficio Esami di Stato. Attività didattiche e di ricerca sono svolte anche nei presidi di San Miniato e nel complesso del Laterino, via Laterina. Accesso alle aule e agli studi dei docenti. Il complesso didattico si sviluppa nel primo piano del secondo lotto. All'ingresso si incontra un grande atrio adibito a zona di sosta e o studio, viene anche usato per ospitare eventi. Sono presenti monitor per informazioni. Sulla sinistra si trova l'aula magna con struttura a gradoni con sedute e banchi fissi. Percorrendo il corridoio sulla destra si incontra la portineria, il bancone è alto 110 cm. Le 18 aule dedicate alla didattica si trovano a questo piano in tre diversi corridoi. Tutte le aule hanno porte ampie e leggere, con maniglioni antipanico, agevolmente manovrabili. L'aula A, di grandi dimensioni, dispone di video monitor. Per tutti gli studenti, è presente la cooperativa Officina Digitale, che offre servizio di copisteria. Gli studi dei docenti hanno invece sede nei vari reparti dell'ospedale a San Miniato. Al piano meno 1 si trovano il bar e la mensa. Accesso allo sportello ufficio studenti e didattica. Lungo il corridoio dopo le aule, si incontra lo sportello ufficio studenti e didattica di area sanitaria. L'ambiente è spazioso e luminoso, con scrivani e sedie per l'attesa. Di fronte si trova la segreteria per le scuole di specializzazione e costituita da uno sportello sul corridoio con vetro di separazione, bancone alto 106 cm, la porta a fianco è sempre aperta e gli studenti possono entrare direttamente nell'ufficio. Lungo il secondo corridoio si trovano l'ufficio master e corsi e l'ufficio esami di stato, in entrambi è possibile entrare direttamente. Accesso alla biblioteca e fruibilità. La biblioteca di area medico-farmaco-biologica, BAMF, si articola su tre sedi, sede Le Scotte, sede di San Miniato, medicina, sede di San Miniato, farmacia. La biblioteca, del plesso didattico Le Scotte, è accessibile e spaziosa, recentemente ampliata con nuovi tavoli e posti a sedere, adeguata luminosità naturale. La porta di accesso è ampia e leggera con maniglie antipanico. Dal 2008 è presente una postazione accessibile costituita da una scrivania ad altezza variabile, con un PC dotato di sintesi vocale, un programma di ingrandimento e di un software per DSA, un video ingranditore, uno scanner, due tastiere speciali e mouse joystick, progetto condiviso con il sistema bibliotecario di Ateneo, servizi igienici dedicati. Nel complesso didattico ci sono due bagni, uno di fronte alla biblioteca, uno accanto alle segreterie, locali spaziosi e a norma. Comfort degli ambienti. Le porte sono di legno ampie e senza molla di ritorno, con maniglioni antipanico. Buona illuminazione e la reazione degli ambienti sia naturale che artificiale. Nelle aule vi sono sia arredi fissi che arredi mobili. La pavimentazione è adeguata. Il complesso dispone di una buona segnaletica. Tecnologie per la didattica. Sono presenti 4 aule attrezzate per la teledidattica. Sono disponibili 3 lime e 4 podium. Accessibilità delle pagine web, i siti internet dei tre dipartimenti sono accessibili, con informazioni testuali e numerosi percorsi che consentono di muoversi agilmente tra le pagine, riferimenti e contatti presenti in ogni pagina.